Una terra felice e strategica che ha costituito e costituisce un punto di partenza o di svolta per tutti quelli che vogliono andare verso le isole Eolie, Taormina, l'Etna, Tindari o il Parco dei Nebrodi, o per tutti quegli altri che cercano in Sicilia il mito e la storia, ma anche la modernità e i servizi. Immaginiamo quali sensazioni doveva evocare questo luogo se il mito lo chiamò Penisola del Sole e collocò sulle sue sponde gli armenti del dio e la grotta di Polifemo visitata da Ulisse proprio di fronte alle isole del re Eolo, custode governante dei venti. E sempre qui la storia incrociò i destini del console romano Caio Duilio, che vi batté in mare i cartaginesi, e di Ottaviano, che sconfisse Pompeo aprendo per Roma un secolo di massimo splendore e potenza, e di Federico II di Svevia, che vi eresse uno dei suoi più importanti castelli, che oggi è il più esteso di tutta la Sicilia. O di Giuseppe Garibaldi, che ultimò la conquista della Sicilia e dormì sugli scalini della chiesa di Santa Maria Maggiore mangiando pane e cipolla, come raccontavano i popolani del rione marinaro di Vaccarella. E di Luigi Rizzo, che da questo mare partì per andare ad affondare due corazzate austriache e decidere le sorti della Prima Guerra Mondiale. Oggi Milazzo è una lingua di terra emersa che si protende nel basso Mar Tirreno per circa 7 chilometri verso le isole Eolie, per le quali è da sempre il porto naturale privilegiato di partenza. Grande delta fluviale di circa 30 chilometri, divenuto oggi una grande pianura fertile, ricca di falde idriche, collegano la penisola con i Monti Peloritani. Il bellissimo castello, monumento nazionale, domina l'istmo che collega l'antico borgo di Milazzo con la piana. La bellezza dell'ambiente, dei paesaggi e l'importanza biologica ed ecologica di Milazzo e del suo mare si coniugano felicemente con uno sviluppo economico diversificato che si giova di un'agricoltura specializzata e competitiva, in particolare nei settori florovivaistici e delle piante subtropicali. E si lamenta che le tradizioni artigianali stiano spegnendosi ovunque. A Milazzo non è così. Mani sapienti, antiche tecniche, artigiani appassionati proseguono una tradizione felice che trova nella modernità della scuola d'arte e artigianato che si è insediata all'interno del castello una possibilità di sviluppo, offrendo l'opportunità ai giovani di trovare un senso del domani in un lavoro qualificato e piacevole. Cornici, dorature, legno, ceramiche, pietra, restauro vengono poi anche collocate nel vivace settore alberghiero e del relax in città. Guardate un po' che ricettività e che ristorazione ci sono qui. A Milazzo i visitatori possono trovare alloggio tra alberghi e case private. A tutto questo si affiancano almeno 5 ristoranti, segnalati sulle principali guide nazionali tra i più appetitosi dell'intera isola.